hanno mai smesso di creare, chi da casa a distanza e chi a scuola. I ragazzi di quarta e quinta del liceo artistico Piero della Francesca di Arezzo hanno potuto, grazie ad un progetto di scuola-lavoro, lavorare con materie diverse da quelle scolastiche, direttamente sul campo, dando libero sfogo alla fantasia e alle nuove strade percorribili, grazie anche agli incontri con artisti come Alessandro Marrone, Fiorangela Filippini, Giovanni Rupi, Bigoni, Riccardo Mendicino e Franco Fedeli. Il risultato di queste lezioni speciali è nella mostra allestita al Circolo Artistico di Corso Italia ad Arezzo dal titolo Did Art. Il progetto è nato in questo modo, e cioè l'alternanza scuola-lavoro, fargli incontrare degli artisti bravi che oltre a esprimere la loro capacità, no, di creazione, gli fanno capire anche che c'è un percorso nel quale poi si arriverà a un reddito. Quindi l'impegno non deve essere soltanto, no, di grande capacità, ma capire che c'è un percorso che va seguito. Questa è la cosa più importante, che, diciamo così, dell'interesse particolare di questo progetto. Qui hanno una bella visibilità, siamo al Circolo Artistico, abbiamo i Lions Club Arezzo Chimera alle spalle, e quindi i ragazzi hanno dato il meglio di loro stessi. E credo che si possa anche trovare qualcosa di molto originale, che va al di là dai soliti schemi creativi, insomma, sia nella pittura, sia nella scultura, sia anche in queste lampade particolari, che tra l'altro molti di questi lavori sono stati fatti durante la pandemia, durante i giorni in cui i ragazzi e le ragazze erano in lockdown, e quindi anche in un momento di sofferenza. Però insomma, anche in questo caso forse la creatività è venuta ancora più fuori. Un progetto iniziato prima del Covid e poi rivisto e corretto è arrivato comunque al traguardo, grazie anche al contributo del Lions Club Chimera. Oggi la dedica a Domenico Martini, recentemente scomparso, che come presidente Lions aveva voluto questa iniziativa. Questa iniziativa, che è iniziata nell'anno in cui era mio babbo Domenico Martini il presidente del Lions Club Arezzo Chimera, sicuramente è anche, sia a livello personale mio sicuramente, ma anche di tutto il club, anche l'occasione quest'anno, ecco, che ha visto, insomma, anche purtroppo cose brutte. Sicuramente oggi è un giorno bello per l'iniziativa in sé, per ricordarlo, e penso sia stata una bella iniziativa per i giovani, per le scuole e per tutta la città di Arezzo. Quindi crediamo veramente tantissimo nei giovani, è una delle nostre missioni insieme a tante altre. E questo è un altro tassellino proprio nei confronti dei giovani, nel dargli appunto la possibilità di mettere in mostra, di far vedere le loro opere, e non solo, ma anche di aver avuto la possibilità di essere a contatto con grandissimi maestri che gli hanno fatto vedere come la loro passione, perché per fare queste bellissime opere che si possono vedere oggi ci vuole tanta passione, possa anche diventare un lavoro. Ecco, questa è una cosa importante, che tante volte le nostre passioni, ciò che veramente illumina le nostre giornate, possa diventare uno stimolo, insomma, e un lavoro per il futuro.